Ciao ragazzi, siamo tornati, che sono noi. Oggi siamo in biblioteca qui a fare una scoperta alla lingua dei segni. Mia madre leggerà questa lingua dei segni e adesso vi farò vedere un paio di video dove mostrerò la lingua dei segni, appunto. Perché? Allora, lo sapete cos'è la lingua dei segni? No. Dimmi. Parlare come voi avete fatto da piccolini, qui ci sono idee a scrivere, quando siete piccolini iniziate a parlare, se non sentite il suono della vostra voce non riuscite a imparare a parlare. E questo che succede alle persone che sono nate magari sorde. Allora si è creata una lingua, a tutti gli effetti definita così, tramite la quale le persone che non possono parlare si possono esprimere, ok? Poi vedremo magari delle paroline che sono più di uso comune. Quindi adesso Giorgia vi dirà una storia. Il piccolo coniglio bianco. C'è un piccolo coniglio bianco. Un giorno va nell'orto a raccogliere i cavoli per fare la zuppa. Quando il piccolo coniglio bianco torna a casa, trova la porta chiusa e bussa. Da dentro un vocione chiede: chi è? Io sono il piccolo coniglio bianco. Sono andato a raccogliere i cavoli per fare la zuppa. Il vocione dice: io sono la capra capraccia. Se non te ne vai, io ti salto sulla faccia. Il piccolo coniglio bianco scappa via. Il piccolo coniglio bianco incontra un buon e gli chiede aiuto. Io sono il piccolo coniglio bianco. Sono andato nell'orto a raccogliere i cavoli. Sono tornata a casa per farmi la zuppa. Ma dentro c'è la capra caprella che mi strappa le budella. Vieni con me. Il bue dice: no, io ho paura. Il piccolo coniglio bianco continua a camminare incontra un cane. Ma sono tornata a casa per farmi la zuppa. Ma dentro c'è la capra caprassa che mi rompe la carcassa. Vieni con me. Il gallo dice: no, io ho paura. Il piccolo coniglio bianco è triste e non sa come tornare a casa. Il piccolo coniglio bianco incontra una formica. La formica gli chiede: cosa ti succede? Sono andato nell'orto a raccogliere i cavoli. Poi sono tornata a casa per farmi la zuppa. Ma dentro c'è la capra capruzza che mi soffoca di puzza. La formica dice: io vengo con te, io non ho paura di una capra caprina. La formica e il coniglio si incamminano verso la casa. Bussano alla porta. Da dentro un vocione dice: qui nessuno entra, io sono la capra capraccia. Se non ve ne andate, io salto sulla vostra faccia. La formica risponde: io sono la formica Santippa, se non apri io pizzico la tua trippa. La capra capretta pensa che sia una barzelletta.
formica salpicca passa attraverso il buco della serratura. Si avvicina alla capra e pizzica con forza la sua trippa. La capra fugge via con un racchio e dice: io sono la capra capretta e in questa casa non ci torno perché a me non interessa. La formica salpicca apre la porta al piccolo coniglio bianco. Si preparano una squisita zuppa di cavoli e se la pappano tutta. Bianca vede quando i sorrisi dicono le bugie e quando gli occhi parlano anche se la bocca riposa. Bianca vede l'imbarazzo che si nasconde sul bordo delle orecchie e la rabbia silenziosa che si infila nelle vene della fronte. Bianca vede le linee vicino agli occhi della mamma. Le piacciono molto quelle linee, perché sorridono sempre, anche quando lei è arrabbiata. Qualche volta Bianca vede la pioggia dentro i suoi occhi. Allora le linee si nascondono nell'attesa di spuntare nuovamente, insieme a tutte le sue idee allegre. Perché la mamma non importa se i vestiti si sporcano, o se qualche macchia si posa qua e là. Insieme si dipingono sulla faccia la barba da moschettiere. Incollano i brillantini sulle foglie delle piante del terrazzo. Per fare uno scherzo alle api. E disegnano poi le stelle marine sulle pareti bianche della cameretta. D'inverno Bianca e la mamma indossano cappelli di paglia grandi e occhiali da sole e gonfiano un materassino nel bel mezzo del tappeto blu del salotto. Bianca immerge i piedi nel tappeto. Bianca sente i pisciolini che le sfiorano le dita dei piedi e il solleone che le inonda il viso mentre guarda i fiocchi di neve. Che cadono al di là dei vetri e il suo cane che le annusa i calzini. Bianca non li sente, ma vede i suoni. I suoni delle risate di cuore, attorcigliati come la coda di un maialino. I suoni scintillanti e appuntiti dei baci sulla guancia. I suoni lisci e lenti delle mani tra i capelli. I suoni preferiti di Bianca sono quelli tondi e soffici, che li rimbalzano addosso prima di addormentarsi. È il suono delle ciglia di papà sul suo viso quando si china per darle un bacio. Bianca non sente né parla, ma le sue mani sono farfalle che danzano nell'aria. Le sue mani colorate e leggere disegnano buchi. Le mani di Bianca raccontano lo sbuffo nero dell'inchiostro del pomo. La tenerezza per i baci di papà. Il naso freddo del suo cane quando ne annusa le caviglie. Le mani di Bianca raccontano che le linee vicino agli occhi della mamma sono i raggi del sole cadente. Bianca non sente e non parla, ma le sue mani sono farfalle che danzano nell'aria.
e raccontano tutte le storie e tutti i suoni del mondo. Sì. E spesso cambia anche di regione in regione. Per esempio, qui diciamo grazie, così. A Roma dicono grazie, così. Ah, non è così.